Benvenuti a Cani, Gatti e Compagnia. Saluto subito Natalie. Ciao Barbara, siamo felicissime di iniziare questa nuova stagione. Esatto, come dicevi appunto, è la prima puntata di questa nuova stagione 2014-2015 della nostra trasmissione dedicata al mondo degli animali a 360 gradi, quindi come sempre avremo degli ospiti in studio che tra poco andremo a presentarvi, avremo delle rubriche come Zampe Pulite, poi sempre la nostra collaborazione con Cani Gatti TV Channel e poi so Natalie che durante l'estate hai preparato anche altre rubriche. Una nuova rubrica che si chiama L'istruttore risponde e insieme a Simona Guidotti, un'istruttrice cinofila, conosceremo qualche segreto per migliorare la convivenza con il nostro amico a quattro zampe. Come sempre poi tantissimi servizi, cercheremo proprio di farvi conoscere quasi tutti gli animali, quelli perlomeno che ci sarà possibile incontrare, però io direi di partire subito perché anche se quest'anno c'è una grande novità perché la trasmissione durerà non più un'ora ma bensì un'ora e mezza perché come sapete non abbiamo mai tempo, abbiamo troppe notizie da darvi, sono troppo tante le curiosità anche che vi vogliamo raccontare, quindi abbiamo sempre bisogno di tempo e quest'anno ci è stato concesso una mezz'ora in più, quindi speriamo di riuscire come sempre a fornirvi un buon servizio. Quindi Natalie, allora partiamo. Diamo via siamo questa pronte. Stagione e vi presento subito i nostri ospiti. Oggi parleremo di Schnauzer Nano Nero Argento e abbiamo il piacere di ospitare il signore Fabio Ferrari che è il titolare dell'affisso dell'allevamento di Schnauzer appunto Schedire di Parma. Benvenuti. Salve a tutti. Allora, con lei c'è anche la signora Barbara che è qui come accompagnatrice, si occuperà della gestione dei suoi bellissimi tre cagnolini che adesso ci presenta però. Questa si chiama Holly, è una cucciola di 9 mesi, è una femmina. Lei è Jessie, che è la figlia di quest'altro maschietto. Lei ha 6 mesi, è ancora cucciolina. Quell'altra invece ha 17 mesi, si chiama Clark Gable. Ha già cominciato ad andare in esposizione, piano piano comincerà tutte le classi adulti. Però. Allora, adesso prima di conoscere e di entrare nel dettaglio sulle caratteristiche di questa razza, io vorrei che lei ci raccontasse come è iniziata la sua avventura nel mondo degli Schnauzer. Noi abbiamo iniziato con uno Schnauzer gigante, eravamo rimasti scontenti di un'altra razza che non stiamo. E abbiamo preso uno Schnauzer gigante perché ci piaceva il carattere e la bellezza. E quando siamo andati in esposizione con questo Schnauzer gigante abbiamo visto il primo Schnauzer nano nero argento in esposizione e ci siamo innamorati subito. Quindi abbiamo cercato un allevamento che a quell'epoca praticamente non esisteva e abbiamo preso il nostro primo esemplare. Da lì abbiamo poi cominciato ad allevare le nostre prime cucciolate e abbiamo cominciato a comprare degli stalloni in tutta l'Europa e piano piano ci siamo specializzati solo esclusivamente in questo colore. Correva l'anno? Il primo Schnauzer nero argento del 1981, e c'è stato molto, erano completamente diverse, non somigliavano agli Schnauzer di adesso. E in questi anni ha avuto un cambiamento notevole con emissioni di sangue non solo europeo ma anche americano, che ha completamente stravolto la razza. È una razza che ha origini tedesche, se non sbaglio? Sì. Anche dal nome si può evincere. Sì, Zer Schnauzer. Lo Schnauzer è una delle poche razze che ha tre taglie, tra lo Schnauzer gigante, il medio e il nano. E anche se lo standard dice che è uguale, ma è solo la coppia rimpicciolita, lo Schnauzer nano ha un carattere più tranquillo dello Schnauzer gigante e dello Schnauzer medio. È un cane, è il tipico cane da compagnia, starebbero sempre in braccio e ecco. si farebbero coccolare tutto il giorno. E puoi raccontarci qualcosa riguardo alle origini di questa razza, più o meno a quanto risalgono le prime notizie? Sì, dello Schnauzer nano più o meno alla fine dell'Ottocento, che poi erano chiamati pincher a pelo duro, però il primo nome esattamente Zwergschnauzer o Schnauzer nano è stato dato nel 1920 e da lì hanno cominciato a selezionare tutti i cani con pelo duro e non erano più pincher, hanno fatto un libro delle origini apposta e sono arrivati
Sono arrivati, sì, sono arrivati. E come si presenta uno Schnauzer nano nero argento? Parliamo appunto delle caratteristiche. Ecco. Sì. Sì, va bene. Lo deve essere un cane massimo altezza garese dei 30-35, sia per i maschi che per le femmine. Non c'è una diversità di sesso. Normalmente anche se le femmine sono più piccole. È un cane quadrato, ha una testa che deve essere come standard, il tronco deve essere la metà del tronco. E dal cranio allo stop deve essere la stessa distanza che dallo stop al muso. Il muso con la barba appare un rettangolo, un parallelepipedo, scusi. Caratteristiche che saltano subito all'occhio, la barba e questi sopracciglioni. Sì, questi sopracciglioni, che nel nero argento normalmente vengono divisi, perché nei neri c'è il ciuffo completo, invece nel nero argento si cerca di separare i due ciuffi nel nero argento che risaltano molto di più sulle. E la vista comunque non è compromessa da questa frangetta? No, per natura, sono così, quindi non è una cosa artificiale. Anzi, sarebbero completi. Barbara, a noi piace molto invitare gli allevatori anche per dare una possibilità a chi ci segue di seguire allevatori certificati, perché purtroppo sappiamo che ci sono tantissimi allevatori che fanno soltanto questo lavoro per denaro. In realtà noi cerchiamo di selezionare le persone in base alla loro passione. E mi ha colpito molto il vostro allevamento, anche perché tutti i cani vivono in casa con voi, quindi vengono seguiti dai primi giorni fino al momento in cui vengono fatti adottare dalle nuove famiglie. Sì, noi abbiamo solo 5 cani, li teniamo in casa con noi, vivono con noi, dormono con noi, quindi è un allevamento amatoriale. Tutti gli altri cani vengono, se decido di tenere un cucciolo per andare poi in esposizione in futuro, cerco di darli in affido a qualche persona come lei. persona fidata. E che me lo tirano su, quindi cresce in una famiglia anche lui, perché tenere troppi cani vuol dire non seguirli. E un allevamento grosso è costretto a tenere delle gabbie o dei recinti e non è una cosa che io voglio. Infatti sul vostro sito ho letto che la vostra è una famiglia allargata, perché tenete i contatti con tutti coloro che hanno preso un cane da voi. È vero. Negli anni siamo in contatto con quasi tutti quelli che hanno preso un cane da noi, in qualunque stato, perché abbiamo mandato cani in tutta l'Europa. Quindi... Ecco, parliamo un po' della diffusione di questo cane. Dov'è che è principalmente apprezzato? In Germania, chiaramente, lo Schnauzer è di origine tedesco, ma penso che il posto dove ci sono più Schnauzer nani è l'America, gli Stati Uniti. Perché gli Stati Uniti è la seconda razza e rappresenta, anche se per loro non sono come da noi, gli Schnauzer che fanno parte del gruppo Schnauzer, perché in Italia, in Europa, lo Schnauzer fa parte del gruppo 2, che è Pinscher, Schnauzer e Molossi. In America invece fa parte del gruppo Terrier, sono considerati dei Terrier, quindi è un po' diverso. Ci cercano altre caratteristiche. Certo. La vostra selezione cosa segue? Ovviamente in base alla salute dell'animale e anche per il carattere. Sì, si cerca di fare salute, carattere e bellezza, logicamente. Certo. Cosa richiede il carattere per questo tipo di cane? Carattere nel nano soprattutto è chiesta tranquillità, dolcezza, non devono essere cattivi, diciamo. Oppure abbaiare agli estranei o essere troppo diffidenti, anche se la diffidenza è una caratteristica di razza, però ultimamente sono cambiati, secondo me per necessità di tenere in casa il cane, perché non hanno più gli spazi di una volta, quindi sono costretti a stare in casa e il carattere deve per forza diventare più docile. E il carattere assolutamente viene formato anche nei primi mesi di vita, quindi anche coloro che si apprestano a comprare un cane di razza, è giusto che questo cane non venga ceduto prima di una certa età, che sono i 3 mesi, se non sbaglio. Sì, 2 mesi e mezzo, 3, sì. Anche se l'ENCI dice che dopo i 60 giorni si potrebbero dar via, però minimo le vaccinazioni bisogna farle. Dare un cucciolo troppo presto è pericoloso, si può prendere, e poi non ha ancora avuto l'imprint dalla mamma e tutto. E un'altra cosa che bisogna sempre guardare è che nell'allevamento ci sia almeno la mamma, ancora meglio se ci siano sia papà che mamma. Sì.
però molto importante vedere la mamma. Sì, la mamma deve sempre stare coi cuccioli, logico, fino a 60 giorni deve stare coi cuccioli. Il papà non è sempre in allevamento perché magari uno è andato a fare una monta, certo, fuori dall'allevamento, quindi non può esserci. Allora, questo tipo di cane non è ancora un cane molto famoso nel nostro paese, esatto, di moda, mettiamola così che è meglio. Da una parte anche meglio perché i cani non di moda sono un po' più tutelati, sì, e, come posso dire, sì, tutelati rispetto ad altre razze come magari il Chihuahua, il Labrador, eccetera, che molti si improvvisano allevatori. Sì. Come mai questo cane non ha ancora preso piede nel nostro paese? Ma io penso che ci sia, chiamiamolo handicap, necessita di strippatura, quindi è un lavoro che bisogna fare almeno 2-3 volte all'anno, è un lavoro lungo e quindi non tutti se la sentono di portarlo e poi anche dispendioso. Ecco, vogliamo ricordare oltretutto, che cos'è la strippatura, che per una vocale è differente dalla dallo strappo. Nello schnauzer c'è la strippatura e il trimming. E la strippatura è togliere via il pelo vecchio completamente, lasciando il cane senza pelo. Questo si può fare solo quando il pelo è maturo, nel senso che se uno lo strappa viene via, perché se uno provasse a farlo adesso fa male solo al cane, ma di pelo non ne viene. È un lavoro lungo perché bisogna farlo a mano con un attrezzo speciale, prendere il pelo e strapparlo. Quindi minimo ci vuole 2 ore fare un cane. E deve essere fatto da professionisti. E deve essere fatto da professionisti, a meno che il proprietario del cane non abbia una certa manualità, impara anche da solo, però cioè, non è così semplice come sembra. Immagino poi ci sono anche dei punti più sensibili, sì, soprattutto sul musetto. Beh no, qui sul muso non si strippa. No, qui si strippa sulla testa, mi scusi. Sì, sulla testa sì, sensibile. Le orecchie e le guance sotto il collo e dietro vengono tosate con la macchinetta. Ok. Il resto va tutto fatto a stripping. Quindi è una cosa lunga e non tutti, e io spero che non diventi mai di moda, perché anche perché sappiamo che quando un cane diventa di moda molto spesso rientra nel giro del sì, malaffare con i commerci, sì, sì, di cani soprattutto importati dall'estero, e va ovviamente sempre a discapito dell'animale. Sì, perché poi dopo se diventa di moda si comprano 2 cani e si fanno accoppiare, si fanno i cuccioli, cioè non si guarda che cosa è il cane, se ha il carattere, se ha delle malattie, cioè, se li si prende, si vendono i cuccioli è finita lì. E quindi si rovina, perché dopo quei cuccioli venduti verranno fatti riprodurre ancora. Volevo aggiungere un'altra cosa legata sempre al pelo. Ho letto sul vostro sito che esiste un test del colore. Sì, è una cosa che ho cercato io anni fa, perché in esposizione c'era la brutta abitudine, c'è ancora, di tingere i cani che non sono del colore buono, sai, il nero per esempio si schiarisce, tende a schiarirsi un pochino. E quali sono i colori ammessi? I colori ammessi sono, per il nano, sono 4 colori, cioè tutto nero, il pepe sale che sarebbe grigio con delle spruzzature, e il nero argento e l'ultimo riconosciuto è il bianco, anche se poi negli Stati Uniti esistono gli altri colori non riconosciuti, comunque questi non fanno parte della. Quindi il test, sì, come... l'ho interrotta, mi no, scusi. No, il test del colore, i cani in esposizione venivano tinti, quindi i neri venivano fatti nero con tinture per umano e diventavano neri. Ora, questa brutta abitudine rovina la razza, prima di tutto perché uno convinto di avere un cane nero, magari cerca il riproduttore, va a fare accoppiare la cagna e si trova dei cuccioli grigi e non riesce a capire. E poi non è etico. Allora, dopo tanti studi ho trovato una chimica che mi ha trovato un metodo per scoprire se il cane è tinto o no in 5 minuti. Quindi in esposizione noi nelle nostre speciali schnauzer abbiamo la prova del colore. Tutti i primi di ogni classe vengono fatti sottoposti a questo test. Se il cane risulta tinto viene squalificato dalla giornata. Anche perché lei fa parte del consiglio direttivo, appunto. Sì, io sono il consiglio direttivo del club, sono il vicepresidente e sono riuscito a mettere questa cosa obbligatoria nei nostri raduni. Barbara, iniziamo con la prima rubrica
Benissimo. Allora, vediamo la prima rubrica, come vi ho annunciato prima, con l'istruttrice cinofila Simona Guidotti, e oggi impareremo a conoscere e a capire come insegnare a sporcare fuori al nostro cagnolino. Cari amici di Cani, Gatti e Compagnia, quest'anno abbiamo voluto iniziare una nuova rubrica che si chiama appunto L'Istruttore Risponde. Ci troviamo presso il canile comunale di Castellarquato, gestito dall'associazione Asilo del Cane, che ci ha permesso insieme alla nostra istruttrice cinofila di poter iniziare questa rubrica. Ve la presento subito, lei è Simona Guidotti, benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Simona, abbiamo deciso di iniziare questa rubrica perché sia noi come trasmissione che tu come istruttrice più volte ti capitano situazioni in cui il cane magari ci fa un po' perdere la pazienza. Ovviamente questa rubrica non aiuterà a risolvere i problemi più difficili, quanto piccoli problemi che a volte in realtà ci mandano in crisi. Ad esempio, siamo fuori, il cane abbaia, disturba i vicini, oppure non so, siamo fuori, il cane per l'agitazione ci distrugge la casa, fa pipì in casa, fa i bisogni dove non deve farli. Ovviamente questi sono problemi che a volte spingono le persone a portare il cane nei canili, ad abbandonarlo. In realtà noi vogliamo far capire che grazie a delle persone qualificate si può aiutare questi animali. Certamente, sono forse le problematiche più espresse, quelle che stai dicendo tu adesso, e sono racchiuse nell'obiettivo principale che è il consultorio del cane. Nato circa un paio di anni fa, aperto tutti i lunedì mattina qua al canile di Castello, gestito da me e dal personale responsabile, proprio per cercare di dare quelle piccole soluzioni tampone o accorgimenti che possono evitare un rientro in canile, un abbandono, un cambio di proprietà, qualsiasi cosa che possa allontanare il cane dalla propria famiglia. Chiaramente, come dicevi tu, l'abbaio del cane può innervosirci e la distruttività da parte del cane può spingere il proprietario a rinunciare alla convivenza. In questa prospettiva mi sono posta all'obiettivo di cercare quelle piccole soluzioni. Quali possono essere? Soprattutto indagare l'attivazione emozionale che scatena queste cose, come lo stress da parte nostra o lo stress da parte del cane di situazioni vissute in disagio, come può essere la gestione e la condotta al guinzaglio. Sembra banale, ma alle volte il cane che tira il guinzaglio è perché o non sa andare, o ha paura, o è a disagio, o abbiamo noi una comunicazione scorretta che quindi lo porta a scatenare un abbaio. Questa è la prima risposta che mi viene in questo momento. Possono essere miliardi di motivi che appunto riferiranno i proprietari che vengono qui e insieme indagheremo quale possa essere la soluzione che più si avvicina alla loro situazione. Benissimo. Simona, adesso tanto per conoscerci, dato che ci accompagnerà in tutta la stagione di Cani e Gatti, raccontaci un po' di te, come è nata la tua passione per gli animali e come mai hai deciso di intraprendere questo percorso nella tua vita? La passione per gli animali in realtà mi nasce da sempre e ho sempre avuto il desiderio di avere un cane accanto a me. Poi l'esperienza mi ha portato a laurearmi in lingue, quindi sembra che possa non c'entrare nulla. In realtà cercavo anche sul cane il linguaggio corretto per incontrare un'alterità diversa da noi. E cercando, provando, tastando in vari posti ho scoperto poi la scuola che effettivamente mi ha portato alla mia formazione e mi ha dato gli strumenti. Certo. Allora Simone, adesso entriamo nel vivo della nostra rubrica, questa è la prima puntata. Allora, il primo argomento che abbiamo deciso di affrontare è insegnare al cane a fare i bisogni fuori o comunque nel posto idoneo. Sì. Consideriamo una propedeutica fondamentale, il cane non è come il gatto, quindi togliamoci l'idea di poter insegnare al cagnolino a sporcare nella cassetta. Sporcare per un cane è comunicazione fondamentalmente, è un'espressione. E già questo è un punto che mi hanno sollevato alcuni clienti durante questi anni di lavoro. Anche se il cane è piccolino, di taglia piccola, non è possibile fare questa cosa. E questo... Quindi dimentichiamoci il tappetino. Purtroppo sì. Quindi
Questo è anche un motivo per quando decidiamo di prendere un cane, non possiamo pensare di lasciarlo in casa per ore come un gatto senza che ci sporchi in casa. Dobbiamo capire che anche lui ha dei bisogni, quindi non dobbiamo arrabbiarci se stiamo fuori per ore, esatto, e il cane arriviamo e ci ha sporcato in casa, perché sì, questo penso sia una regola di base. Esattamente. So che molti consigliano il tappetino, il pannolone, la traversa, però può funzionare forse per i primi giorni qua su un cucciolo di due mesi e mezzo, ma poi ovviamente il cane cosa cercherà? Di sporcare dove sono i suoi odori preferiti, di lasciare una traccia di sé, un segno del suo passaggio, una comunicazione. Volevo chiederti una cosa, secondo te può aiutare la sterilizzazione in questo caso? Forse distinguerei tra età maschio e femmina. Anche se mi rivolgi la domanda che in realtà è da medico. Sì, diciamo senza andare nello specifico, però ovviamente se noi prendiamo un cucciolo verso i 6-7 mesi d'età, adesso io non so precisamente l'età, però raggiunge la maturità sessuale, magari anche verso l'anno, inizia a fare le pipì in giro, noi ci arrabbiamo. In realtà bisognerebbe prevenire un po'. A priori, cosa ne pensi tu? Probabilmente queste pipì alle quali ti riferisci possono essere interpretati come delle marcature. Per questo distinguerei tra maschi e femmine, forse indagare ulteriormente sul ruolo che si sente di avere il cane all'interno del gruppo famiglia. Magari con una castrazione del maschio potresti vedere un'attenuazione, sì. Va bene, adesso ti ho fatto questa piccola domanda che usciva dai nostri schemi. Tu volevi fare giustamente una distinzione delle diverse fasi dell'età del cane, sì, anche se un cane preso, non so, in allevamento, un cane preso in un canile, cucciolo, adulto. Ti lascio la parola così potrai spiegarci al meglio. Esattamente, secondo me vanno distinti i modi proprio di educazione a questa cosa, tra il cucciolo preso da allevamento o da proprietario privato all'età giusta, quindi ai 70 giorni, eccetera, il cane anziano che esce dal canile, il cane, chiamiamolo junior, che esce sempre da situazioni di rescue. Perché che cosa succede? Che su il cucciolino introdotto in un ambiente nuovo, tutto sommato può sembrare più semplice, perché è un insegnamento che parte radicalmente da una base positiva e di equilibrio. Quindi io entro in questa casa e so che in casa imparo pian pianino, non si può sporcare. Un cane anziano che esce dal canile, dobbiamo tenere in considerazione anche gli anni che ha vissuto nel suo box, perché per lui è normale sporcare dove si trova, anche se in realtà per il cane è assolutamente assurdo sporcare dove mangia. E anche qua forse sarebbe meglio richiamare un attimo l'attenzione dei proprietari sulla pazienza e sul fatto che i no, suppongo, non servano a granché per educare a questa cosa. Volendo parlare di punti precisi, possiamo tenere in considerazione che sul cucciolo ci sono dei momenti specifici in cui deve sporcare, quindi dopo il gioco, dopo che ha mangiato, dopo che ha bevuto, dopo che si è svegliato dal riposino, dopo che abbiamo chiesto di intervenire in una piccola attività. Lì sappiamo che assolutamente dovrà almeno fare la pipì. Quindi in questo caso cosa bisogna fare? Bisogna portarlo fuori nel luogo dove si decide che il cane deve fare i bisogni per insegnargli? Sì, esattamente. E secondo me sarebbe preferibile distinguere addirittura il tipo di terreno che si sente sotto i piedi, perché è più facile distinguerlo dal pavimento della nostra casa. Se portiamo il cucciolino a sporcare sul marciapiede sarà più facile che lo fraintenda con il pavimento di casa. Se lo portiamo invece su un tappeto erboso, riconoscerà quello che sente sotto le zampette e sceglierà prevalentemente quello. Quindi anche le piccole cose a volte possono fare la differenza. Oh sì, senza dubbio, su un apprendimento molto più rapido ed efficace, duraturo. Benissimo, quindi questi sono i consigli per il cucciolo. Sì. Adesso ovviamente non vogliamo dire che prendere cani adulti o comunque rescue da canile sia impossibile insegnargli a fare i bisogni fuori.
si può. Assolutamente si può, ci si deve provare. Che cosa si incontra? Molto probabilmente una rigidità mentale. Per questo dico, dire di no è alle volte inefficace e inibitorio, per cui io porto a casa un cane adulto che difficilmente avrà visto un altro appartamento o una vita insieme e inizio a dire di no, per cui la mia relazione parte già sul tono dell'inibizione. Che cosa fare? Forse adottare dei piccoli accorgimenti come sul cucciolo. Se so che ha bevuto tanto e che ha mangiato, coglierò l'occasione per uscire. Quindi uscite magari più frequenti all'inizio. Esatto, anche se un adulto ha la capacità di controllare gli sfinteri, cosa che un cucciolo non ha, dobbiamo tenere in considerazione di dargli noi un ritmo. Che cosa vuol dire? Almeno 3-4 uscite durante la giornata programmate, quindi cercare di mantenere gli orari? Sì, cercare di mantenerli il più possibile, perché l'autocontrollo funziona così. Io mi controllo se so che prima o poi comunque posso espletare, certo, il mio bisogno. Quindi degli orari anche presto la mattina e il più tardi la sera, e se avete la fortuna di rientrare a metà giornata sarebbe preferibile. Certo. Quindi quello che ho capito è che se il cane, per dire, dovesse fare il bisogno in casa, noi molti dicono, nell'ignoranza, prendi la testa del cane e pucciala nei bisogni. Penso che non sia molto corretto. Sì, è una cosa che si è detta forse per più di 30 anni in cinofilia, e se pensate, non so, a un bambino che deve imparare a togliere il pannolino, ecco, se riusciamo a immaginare questa cosa sappiamo benissimo che non ha senso, perché un cucciolo comunque ha uno sviluppo fisiologico, fino a tot mesi è impossibile avere il controllo degli sfinteri. Cosa vuol dire? Che se sono attento e riesco a cogliere i momenti giusti lo aiuterò a sporcare il meno possibile nel posto sbagliato, altrimenti so che non può controllarsi almeno fino ai 5 mesi. E poi dipende dalle razze, dall'evoluzione, eccetera. Certo. Quindi tu adesso, per completare un attimo il quadro, volevi fare la distinzione fra rescue, fra cani diciamo adottati, rescue da canile, dalle diverse situazioni, ecco. Sì, anche perché cosa succede? Anche se adottiamo un cucciolo o cucciolone, quindi 4 mesi, 8 mesi da un rescue, se non sporca fuori potrebbe esserci anche una difficoltà proprio a livello emotivo. Come abbiamo detto all'inizio, lasciare una traccia di sé richiede anche una certa sicurezza in se stessi, quindi questo vale anche per un cucciolo. In realtà, se lo porto in un posto frequentato da molti cani, poveretto sarà a disagio a lasciare un suo odore, perché non sa che cosa gli può succedere. A maggior ragione su un rescue, che magari non ha mai avuto il modo di confrontarsi con dei rumori improvvisi, materiali inesplorati, lo strumento di conduzione che può essere il guinzaglio non l'ha mai visto. Certo. Quindi possono insorgere delle dinamiche collaterali al problema della pipì. Quindi in questo caso tu cosa consigli? So che questi comunque sono i casi più, tra virgolette, difficili, dove bisogna avere veramente pazienza. Nulla è impossibile, però ci vuole pazienza. In questi casi cosa consiglia a chi ti chiama? Innanzitutto di trovare dei momenti della giornata il più tranquilli possibili, anche nella notte, mezzanotte, comunque dove non ci siano almeno autobus, negozi aperti, eccetera, per lasciare più a suo agio il cane. Quindi momenti tranquilli della giornata, momenti tranquilli in cui noi siamo tranquilli e non di fretta, perché lì sono situazioni in cui richiedono un po' più di calma e di tempo. Valutare la conduzione, quindi che tipo proprio di strumento utilizzo, e dopodiché cercare di rafforzare come autostima il più possibile il cane. Secondo me molto parte proprio dalla base emotiva che riusciamo a trasmettere. Benissimo. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che non abbiamo detto delle varie fasi? Bene o male le abbiamo affrontate tutte. Sì. Il discorso rimane sempre che ovviamente noi cerchiamo di aiutarvi, però in caso di reale bisogno appoggiarsi a una persona preparata e idonea. Quindi io direi che siamo arrivati alla fine della prima puntata e noi ci vediamo la prossima puntata.
Arrivederci, arrivederci e grazie Simona. Grazie a te. Prima di separarci per la prima pausa pubblicitaria vorrei leggervi una notizia. Due centri di ricerca federali sono finiti nel mirino dell'associazione animalista americana PETA, re di aver condotto per anni esperimenti su cuccioli di scimmie macaco rhesus. Lo riferisce la CBS News. La PETA sottolinea come gli studi non abbiano fornito risultati scientifici ma causato solo enormi sofferenze agli animali, come dimostrano parte delle oltre 500 ore di filmati e di centinaia di fotografie pubblicate dall'associazione. Le ricerche puntavano a comprendere le malattie mentali umane legate alla mancanza di cure parentali. I cuccioli venivano lasciati in presenza delle madri prive di coscienza, rinchiusi in gabbie minuscole e bombardate con suoni forti e improvvisi, sottoposti a procedure mediche invasive come la somministrazione di farmaci per via intracranica. Allora, adesso ci separiamo per la pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché ci sono ancora tantissime notizie che vi vogliamo far conoscere. Parleremo ancora di Schnauzer con i nostri ospiti e parleremo anche di quello che sta accadendo nei nostri boschi con l'uccisione, con lo sterminio di questi orsi. Lo faremo in collegamento telefonico con Lorenzo Croce, presidente di AIDA, e poi tanto altro. Ben ritornati a Cani, Gatti e Compagnia, adesso apriamo una pagina abbastanza triste che riguarda il nostro paese. Parliamo di Danica, quest'orsa che è stata uccisa nei boschi del Trentino e è diventata un po' il simbolo di quanto c'è di brutto, di quanto di brutto viene perpetrato nei confronti degli animali. Facciamo un breve riassunto di quello che è successo. La vicenda di Danica è iniziata lo scorso Ferragosto, quando per difendere i propri cuccioli l'orsa ha aggredito un cercatore di funghi appunto nei boschi del Trentino. Per settimane i tecnici forestali si sono messi alla sua ricerca per catturarla. Una volta trovata, pochi giorni fa, è stata colpita con un dardo munito di anestetico per farla addormentare. L'orsa però non si è mai più risvegliata. Questa morte ha suscitato tantissimo clamore nel nostro paese, ovviamente ha scosso un po' le coscienze. Quindi adesso vogliamo approfondire questa vicenda con una voce autorevole. Parliamo di Lorenzo Croce, il presidente dell'AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali Ambiente, che, se non vado errato, ha proprio presentato una denuncia penale. Lorenzo dovrebbe essere il nostro collegato con noi. Lorenzo, ci sei? Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Lorenzo, allora cosa possiamo dire su questa vicenda? Beh, possiamo dire intanto che, come tu l'hai raccontata, è la versione, diciamo così, ufficiale. Andando così un po' in profondità, sono emerse, per la verità, altre questioni sulle quali stiamo lavorando. La prima è che non c'è più la totale certezza che effettivamente l'orso abbia aggredito il fungaiolo. Infatti per questo noi abbiamo chiesto che venga fatta una visita fiscale al signore che dice di essere stato aggredito. Abbiamo chiesto che la procura sequestri le cartelle cliniche e che tutto venga visto da una serie di periti, ovviamente nominati dal tribunale. Abbiamo chiesto il sequestro del corpo dell'orsa per una seconda autopsia, prima che venga cremata, perché riteniamo quantomeno poco professionale, per usare un termine simpatico, l'atteggiamento di chi ha sparato l'anestetico e poi non era munito neanche del cortisone o comunque di quelle sostanze che potevano tranquillamente, attraverso un'altra puntura, permettere ad Anizio di salvarsi. Io non sono un amante dei retroscena o del retropensiero, però sicuramente questa è una vicenda che andrà approfondita e andrà approfondita in maniera molto molto seria, a partire da quelle che sono le scelte che sono state fatte sul territorio. Mi spiego, poi arrivo alla denuncia che abbiamo fatto a Galletti, se ho 30 secondi mi spiego bene su questa cosa. Allora, noi riteniamo che in un territorio dove c'è l'immissione con un progetto europeo di animali selvatici, che siano essi orsi, siano essi lupi, siano essi altri animali selvatici, per almeno 30 anni, ed è quello che noi andremo a chiedere al Ministero dell'Ambiente, si vincoli quel territorio
solo ed esclusivamente a uso forestale, cioè che non si permetta la costruzione di piste da sci, la costruzione di insediamenti urbani, perché questo viene a creare poi queste condizioni. Detto questo, noi riteniamo che sulla vicenda di Danica ci sia stata una scelta sbagliata di fondo, cioè l'orso andava catturato sicuramente, andava catturato insieme ai cuccioli e portato in un centro riabilitativo dopo che c'era stata questa, tra virgolette, denuncia di questo signore che ha dichiarato di essere stato aggredito, ma andava catturata attraverso un diverso meccanismo, cioè non con l'anestetico, ma attraverso il recupero in gabbia dell'orso, come è stato fatto in altre occasioni. L'orso doveva essere spostato poi in una struttura protetta per il tempo necessario, controllare la sua più eventuale reazione, dopodiché insieme ai due cuccioli rilasciati, perché il problema grosso adesso, Danica è morto, ci potranno essere tutte le responsabilità che vogliamo, noi abbiamo denunciato il presidente della provincia Ugo Rossi, la provincia di Trento, e il ministro Galletti, perché riteniamo che pur sapendo non sono volutamente intervenuti in questa vicenda per risolverla in maniera diversa, ma riteniamo che ad oggi il vero problema, quello che rimane al di là dell'aspetto puramente formalistico e penale, che ha comunque un suo rilievo, ma comunque parlando dell'associazione animalista, è il problema di salvare definitivamente i due cuccioli. E i due cuccioli non si salvano lasciandoli liberi sul territorio, ma si salvano prendendoli, portandoli in un centro attrezzato appositamente, così come ce ne sono in Austria, in Svizzera, e se fosse anche del caso oltre l'oceano, perché in Canada per esempio ci sono dei centri meravigliosi dove questi animali vengono cresciuti e dopodiché con un programma preciso rimessi in libertà. Lorenzo, scusami, sono Natali, ciao. Una ciao. Cosa che veramente ha colpito tutti è che questa persona, ci sono più e più foto, che aveva veramente dei graffi, non era stata assolutamente colpita in modo violento. Quindi penso che tutti si siano un po' sconcertati della reazione anche della stessa persona che è stata aggredita, diciamo così, che se un orso vuole veramente aggredire una persona ci mette poco a ucciderlo. Tu cosa ne pensi? Ma io non penso, noi abbiamo depositato, ti ripeto, degli atti formali in procura in cui accusiamo questo signore di essere un bugiardo. Quindi riteniamo che non esistano i presupposti per l'aggressione dell'orso, riteniamo che questo signore si sia inventato tutto, molto probabilmente per questioni non confessabili pubblicamente, questioni forse di soldi, chi lo sa. Sta di fatto che noi abbiamo chiesto, ripeto, il sequestro delle cartelle cliniche, abbiamo chiesto che questo signore si sottoponga immediatamente a una visita con un gruppo di periti esterni nominati dal tribunale, non dell'ospedale di riferimento, eccetera, eccetera, e che dopodiché si valuti se effettivamente questo signore è stato aggredito da un orso. Parrebbe di no, detto così, proprio abbiamo visto anche le foto che giravano sui social in questi giorni, no? Uno aggredito da un grizzly, aveva una schiena che sembrava un colabrodo, e questo signore mi sembravano, con tutto rispetto, i graffi che mi fa il mio gatto, con rispetto per il mio gatto intendo, quando giochiamo e che mi salta addosso con le unghie e che mi graffia. Cioè mi sembra un po' poco serio. Però la cosa ancora più grave è che nessuno prima, e qui nessuno, non intendo le associazioni, intendo gli enti preposti, intendo il ministero, intendo la provincia, intendo la stessa ASL, ha fatto le verifiche, subito la colpa è stata data all'orso, l'orso è morto, hanno probabilmente così facendo liberato il territorio per altri interessi molto più grossi rispetto alla vicenda dell'orso in se stessa, e questo signore probabilmente se la caverà e magari verrà anche risarcito dallo Stato con i nostri soldi per una cosa che non è ben chiara se è stata fatta o meno e se l'orso effettivamente l'abbia o meno aggredito. Io sono d'accordo con chi dice che non è vero che è stato aggredito. Bene, allora Lorenzo, però concretamente cosa si può fare per portare a buon fine questa vicenda? Cosa state facendo voi, anche altre associazioni animaliste? So che sono partite diverse denunce, anche manifestazioni di protesta davanti al Ministero. Sì, le manifestazioni ce ne sono state diverse, le denunce sono state diverse. Io penso che tutti gli atti formali che potevano essere fatti da noi, da EMPA, dalla LAV, da altre associazioni, da partiti animalisti europei, da chi più ne ha più ne metta, sono state messe in campo tutte. Ora, quello che serve, secondo noi, è appunto focalizzare l'attenzione sui due cuccioli, perché sono loro
la questione oggi, perché se la presenza degli orsi in questo territorio può continuare a esserci, è dovuta al fatto che questi cuccioli crescendo possono essere rimersi in quello che è il loro territorio. Se i cuccioli vengono lasciati in queste condizioni, il rischio, e lo dice la forestale, non lo diciamo noi, che muoiano è altissimo e forse libererebbero il territorio per, ripeto, altre speculazioni di cui non abbiamo le prove, quindi è inutile parlare. Cosa fare? Ripeto, noi abbiamo chiesto molto semplicemente di verificare passo per passo tutto quello che è successo dal momento dell'aggressione fino alle responsabilità del Ministro e del Presidente della Provincia. A onore del vero, devo dire che il Presidente della Provincia ha detto in maniera molto onesta: se veniamo, se ci sarà una rilevanza penale sui miei atti, io sono pronto a dimettermi, e questo gli va riconosciuto, se non altro a livello di intenti, come un buon passaggio. Il Ministro invece se n'è altamente strafregato. Bene, noi torneremo alla carica col Ministro perché vogliamo vedere quali sono state le sue responsabilità, se ci sono state, e soprattutto torneremo alla carica con l'Unione Europea, perché riteniamo che il governo italiano, lo Stato italiano in questo momento non siano in grado di gestire questi progetti, e riteniamo che ci debba essere un commissario europeo o di Arge Alpe, cioè della regione alpina che comprende anche la Svizzera, che abbia il compito di far rispettare con pieni poteri i progetti di ripopolamento delle Alpi per quanto riguarda la fauna, per quanto riguarda gli animali selvatici, ripeto, siano essi gli orsi, siano essi i lupi o altri animali selvatici. Nathalie, permettimi di ricordare soltanto che la nostra emittente, anche attraverso la voce dei nostri editori, è ovviamente a fianco di tutte queste battaglie per portare giustizia a Danica. Sì, e soprattutto vogliamo farti i complimenti, Lorenzo, perché tu, siccome si dice, ci hai messo la faccia, non ti sei fermato, addirittura hai proseguito con un'azione penale, quindi non è da tutti procedere in questo modo. Barbara, so che volevi aggiungere qualcosa. Sì, esatto, perché sembra proprio che sia in atto una vera e propria emergenza orsi nel nostro paese, perché nei boschi abruzzesi è stato trovato morto un altro orso. Probabilmente si tratta dello stesso esemplare avvistato in un pollaio nel comune di Pettorano sul Gizio in provincia dell'Aquila. Un uomo ha avvisato i forestali dopo aver ritrovato un orso morto ai margini della riserva del Monte Genzana, fuori dalla zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È dal mese d'agosto che due orsi fanno incursioni notturne in questo territorio. I forestali stanno ora approfondendo le indagini per risalire alle cause della morte del plantigrado. Adesso però, Lorenzo, se sei ancora in collegamento, vorrei commentare con te alcuni dati che sono proprio stati diffusi dal vostro ufficio stampa riguardo alla caccia, perché come sappiamo la stagione venatoria sta per partire e parliamo sia di morti animali ma anche di morti feriti a causa dei proiettili volanti. Nell'ultima stagione di caccia i morti per colpa di cacciatori o in incidenti di caccia sono stati 56, di questi 15 uccisi dalle fucilate di cacciatori, mentre altri 41 sono morti per cause collaterali. L'età media dei morti dell'ultima stagione di caccia si aggira intorno ai 70 anni tra i cacciatori stessi, mentre cresce l'età media dei possessori di permesso di caccia, che sale oltre i 60 anni nel corso di questo 2014. Secondo fonti in una delle maggiori associazioni di cacciatori, la Federcaccia, mediamente ogni anno i cacciatori uccidono anche 2.500 cani da caccia scambiati per lepri o fagiani e presi a fucilate, e inoltre ne feriscono 2.000 e causano danni a cose o persone in 900 casi. Come possiamo commentare questi dati? Con le due richieste che abbiamo avanzato, innanzitutto una moratoria di 5 anni della caccia, perché è assolutamente assurdo pensare che in Italia ci sia una cosa che si chiama caccia, che viene definita sport, che ogni anno fa più danni e più morti delle Brigate Rosse negli anni 80. Qua c'è un dato statistico, cioè ci sono più morti e feriti per incidenti di caccia, diretti o indiretti, che i morti fatti dalla stagione terrorismo negli anni 70-80 dalle Brigate Rosse. Detto questo, noi chiediamo 5 anni di moratoria, chiediamo ovviamente poi un referendum nazionale, perché è giusto che venga fatto, e chiediamo assolutamente che venga fermata l'immissione della fauna, insomma l'immissione nei boschi della fauna cosiddetta di allevamento, perché il problema grosso è che i cacciatori
oltre ad andare con una legge addirittura che risale al 43, che serve alla guerra, anche forse prima della guerra, con il permesso di girare nei fondi altrui, questi signori sono loro stessi che liberano i loro animali che poi vengono uccisi. La cosa stranissima è che a me capita di girare nei boschi e di vedere i fagiani che vengono a mangiare nelle mani, quindi è assolutamente assurdo pensare che ci possa essere questo tipo di attività venatoria. In più ci sono poi le questioni umane, perché qui il discorso è molto chiaro, i cacciatori sono sempre più anziani, sono sempre meno, diciamo così, preparati alla gestione del fucile e gli incidenti aumentano. Allora noi chiediamo la moratoria, abbiamo chiesto proprio in questi giorni la notizia che abbiamo mandato un appello al Papa, ma non perché noi vogliamo usare o strumentalizzare il Papa, perché riteniamo che la salvaguardia della vita umana vale per gli incidenti, per gli atti di terrorismo, ma vale anche per tutte queste porcherie che sono gli incidenti di caccia, di cui nessuno mai parla. Nel 2013, numeri alla mano, sono stati 100, nel 2013, quindi a cavallo delle due stagioni venatorie, sono stati 100 i morti, 100 morti. È una cosa allucinante, 100 morti per imperizia, perché gente anziana che è caduta, perché uno ha sparato in faccia al figlio scambiandolo per un fagiano e gli ha tolto la vita. Questa gente qui deve pagarsi le cure mediche. Questa gente qui deve pagarsi le cure mediche, perché noi cittadini normali non tolleriamo più che questi signori assolutamente fuori controllo, ottantenni, settantenni, con in mano un fucile, non gli danno neanche più la patente, gli lasciano in mano un fucile, sparano alla gente e ammazzano la gente. Oltre ai 560.000 animali dati di Federfauna, che uccidono ogni anno. Quindi lasciamo perdere il discorso animalista per un attimo, che ovviamente è quello che a noi sta più a cuore, ma mettiamolo proprio sotto il profilo del rapporto umano. È assurdo che in Italia si definisca sport una cosa gestita da una minoranza, perché alla fine saranno qualche centinaio di migliaia, forse 100.000, forse neanche, i cacciatori veri, esclusi i bracconieri, e questa gente qui si permette di ammazzare altra gente semplicemente perché in quel momento sta passeggiando nel bosco e questi pazzi criminali sparano e uccidono. Questi sono assassini, non cacciatori, sono assassini, punto. Questo è il nostro pensiero, molto semplice: la caccia va abolita, non ci sono alternative. Grazie Lorenzo per aver partecipato, e davvero tu sei sempre in prima linea, non ti fermi mai, quindi noi siamo sempre dalla vostra parte. Ci vediamo presto e ti aspettiamo qua in trasmissione. Buon Sarà lavoro. Un immenso piacere. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Barbara, adesso proseguiamo. Io vorrei lanciare un appello prima di tornare a parlare con i nostri ospiti. C'è questa bellissima cagnolona, una simil labrador di un anno, si chiama Senda. Lei è veramente molto dolce, è stata riscattata dalla Perrera insieme alla mamma e i suoi fratellini. La mamma e i fratellini sono stati adottati a febbraio, mentre lei si trova ancora in questo rifugio in provincia di Varese. È una cagnolona buonissima, dolce con i bambini, con le persone in generale, con i cani di entrambi i sessi e anche con i gatti. Quindi un cane speciale che purtroppo però non riesce a trovare la sua famiglia. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che questi cani, appunto, salvati dalle Perera, non è giusto che vengano salvati per poi proseguire la loro vita in un canile. Se la volete conoscere, contattate i numeri in sovraimpressione, lei davvero vi sta aspettando. È una simil labrador, ma è comunque una taglia contenuta, non è grande quanto un labrador, quindi è un po' più piccola e più facile forse da gestire, se vogliamo metterla così, per molte persone. Allora, torniamo a parlare di questi bellissimi schnauzer. Cercando un po' in internet per documentarmi, ho trovato più volte questa descrizione. Ha una faccia seriosa da vecchio zio, ma in realtà è un eterno ragazzo, allegro e giocherellone. Potete confermarcelo? Sì, è vero che sembra un vecchio zio, perché con quella barba, con quel ciuffo sulla testa, sembra un cane molto serio. Ma in effetti anche un cane di 10-11 anni è un eterno cucciolo. Giocherebbero sempre, non si stancano mai, cioè, sono sempre allegri. E poi mi può confermare che una volta, magari anche ancora adesso, in Germania erano chiamati Kinder Watcher, cioè controllori dei bambini. Sì, perché vogliono molto bene i bambini, soprattutto se crescono con loro.
Quelli che vanno a stare in famiglia dove ci sono già dei bambini che crescono, li amano, li controllano, sono molto gelosi. Un cane possessivo, quindi? Molto, molto. È un cane che per carattere sceglie lui il suo padrone, non è necessariamente quello che lo cura. Lui, quando arriva un cucciolo a casa, sceglie una persona e sarà sempre quello il suo padrone. Prima esiste lui e il padrone e dopo ci sono gli altri. È un cane che ha anche delle doti da guardia, difesa oppure no? Sì, la guardia la fa, poi dopo difesa con la sua altezza no, però la guardia forse anche meglio di altri due, perché sono molto attivi, sempre attenti, non si fanno scappare una foglia che muove. Il vostro affisso Shedir è arrivato in tutta Europa, Asia, avete ottenuto degli ottimi risultati, ha voglia di parlarcene? Sì, abbiamo cominciato ad andare in esposizione nei primi anni dell'80, siamo andati anche all'estero, abbiamo ottenuto dei risultati, questo ci ha spronato a migliorare sempre, quindi adesso andiamo in tutte le esposizioni che ci sono in Europa, purtroppo fuori Europa, un po' troppo lontano. Certo. Però i risultati ci sono. E quindi siete contenti, sì, siamo molto dei contenti, risultati ottenuti. Molto. E i cani degli allevamenti italiani come si pongono all'estero? No, io posso parlare per i miei. Comunque anche come diciamo tutti gli schnauzer, giganti, medi e nani, all'estero si pongono molto bene. Vincono quasi sono dappertutto. Sì. Sì, siamo riusciti anche a superare la Germania perché forse gli schnauzer più belli nelle tre taglie sono in Italia. E, una curiosità, è vero che parliamo di schnauzer nano, però ovviamente non è affetto da questo tipo di patologia, dal nanismo, è soltanto non sono affetti dal nanismo, sì, si chiama schnauzer nano perché sarebbe poi schnauzer piccolo. Sì. E una volta, anni, diciamo nel fine 800, i primi schnauzer, lo standard era diverso, erano massimo 28. Erano affetti dal nanismo, avevano parecchi problemi. Infatti per questo hanno poi cambiato lo standard, hanno alzato la misura e sono riusciti a ottenere un cane piccolo, ma non con sintomi di nanismo, che potrebbe dare problemi. E altre patologie che potrebbe sì, avere questo cane? Sì, c'è qualche patologia, cioè qualche volta possono avere i calcoli, c'è, qualche caso c'è. Oppure esiste una malattia che è cataratta giovanile o l'atrofia della retina. E, però tenendoli sempre controllati si riesce abbastanza a evitare problemi. Ogni anno bisognerebbe fare una visita e cercare di... Ed è una razza che è adatta a tutti oppure è una razza adatta a chi comunque ha già avuto esperienza di convivenza con altri cani? No, è adatta a tutti, però hanno un carattere molto forte e quindi bisogna saperli gestire. Cioè, loro tendono a diventare i padroni di casa, quindi bisogna cercare di imporre certe regole perché... Sennò dopo si avrà sempre un cane ingestibile. Benissimo, Natalie, che ne dici ora di guardare, prima della seconda pausa pubblicitaria, la rubrica Zampe Pulite? Certo, molto volentieri. Benvenuti a Zampe Pulite! Siamo in estate, siamo in esterno e siamo anche un po' ubriachi, Claudia. No, siamo sanissimi! E soprattutto siamo serissimi, anche perché l'argomento di oggi della nostra rubrica, nostra nel senso di Gaia Animale Ambiente e di OIPA Italia, è seria come sempre. E oggi parliamo di zuffe tra cani e di responsabilità civile. Come litighiamo noi, litigano anche loro. Abbiamo ricevuto in Gaia una mail, ma sicuramente ne arrivano anche noi per tantissime, di una signora che diceva: sono uscita in passeggiata col mio cane il mio cane, che in genere va sempre a giocare, gioca, si diverte tantissimo nell'area cani, a un certo punto però è stato aggredito da un altro cane e la signora, siccome io ho dovuto portare il mio Toby dal veterinario, anche se aveva delle piccolezze, però una piccola spesa l'ho avuta, infatti, sì, certo, poi. E la signora invece adesso non mi vuole rifondare i danni, non mi vuole pagare la spesa che io ho avuto dal veterinario. E allora, Claudia, come si fa? Come possiamo procedere? Allora, è vero, anche noi riceviamo parecchie segnalazioni, purtroppo, perché sono casi che si verificano, ma io dico sempre: non è colpa dell'animale, è colpa comunque del proprietario o di chi lo sta portando in giro, che probabilmente non lo tiene in maniera adeguata. E certo, perché il problema è quasi sempre dal guinzaglio in su. Bravissimo, dal guinzaglio in su. Detto questo, c'è comunque prevista una responsabilità civile, proprio quindi dal nostro codice civile per quanto riguarda tutti i danni che sono occasionati da un animale che è sotto la nostra custodia o anche
poniamo il caso, se l'animale dovesse essere perso, ma comunque è nostro, e in quel momento, quindi che non è sotto la nostra diretta, diciamo, visibilità, commette qualche danno, noi siamo responsabili, siamo costretti a pagare il danneggiato. Allora, qual è il consiglio pratico, ad esempio, l'esempio che hai fatto tu per quanto riguarda la zuffa nell'area cani? Se il nostro quattro zampe dovesse essere aggredito da un altro, allora è importante subito comunque avere testimoni, quindi persone che possano dimostrare come si è verificato il sinistro. Prendere i dati della persona che in quel momento ha il cane, eventualmente se questa persona non vuole collaborare, chiamare i vigili, quindi la polizia municipale che deve uscire in un caso di questo tipo, e ovviamente pensare subito all'animale, quindi portarlo dal veterinario per i primi soccorsi. Come giustamente ha detto la signora, ci sono delle spese se l'animale deve essere curato. Allora, la persona che in quel momento, ripetiamo, gestiva il cane all'interno dell'area canina, come può anche essere all'esterno, poiché è giuridicamente responsabile, proprio in base al codice civile, dovrà pagare questi danni. E i danni devono essere dimostrati, quindi non soltanto il fatto che è stato l'animale a cagionarli, ma anche proprio l'entità. Altro consiglio pratico quindi è quello di tenere tutta la documentazione, quindi le spese, i certificati del medico veterinario, che dimostrino esattamente, lo ripetiamo, il danno che si è verificato. Senti, poi invece c'è il caso che qualche zuffa possa venire al di fuori dell'area cani. Sì. In quel caso, siccome purtroppo, io dico purtroppo perché a me piace che i cani possano stare slegati, perché devono socializzare, devono correre non soltanto nelle aree cani, ma la legge prevede che invece all'esterno il cane debba girare o col guinzaglio o con la museruola. Sì. Quindi nel caso un cane aggredisca un altro cane al di fuori di un'area cani, e subentra addirittura il codice penale. Allora, c'è una contravvenzione prevista dal nostro codice penale, in realtà è stata depenalizzata, quindi è una sanzione amministrativa, però comunque esiste sempre, di omessa custodia, detto anche malgoverno di animali, quando appunto un animale non è stato, diciamo, tenuto correttamente, o come l'esempio che hai fatto tu, addirittura era slegato e ha recato un danno che possa essere un altro animale, come è una cosa, come una persona. Comunque, ripeto, è importante assolutamente contattare l'autorità di competenza, avere dei testimoni, prendere tutti i dati e tenere tutte le prove che possano documentare, lo ripetiamo, il danno che si è verificato. Claudia, tutto questo noi lo spieghiamo, tu stai sventolando quattro zampe in tribunale, qui è spiegato tutto, così come è spiegato tutto sui siti delle due associazioni, quindi www.gaiaitalia.it oppure www.oepa.org. Scriveteci, ciao, alla prossima, ciao, buona passeggiata. Dal 1995 Gaia Animali Ambiente Onlus si batte a Milano e in tutta Italia per difendere gli animali, l'ambiente e la salute umana. Le battaglie di Gaia sono sempre dirette contro i nemici della vita e volte ad ottenere risultati concreti. Sono migliaia gli animali salvati da tortura, abbandono e morte grazie al nostro impegno. Sono centinaia i cani e i gatti ricoverati e accuditi con l'adozione a distanza. I libri di Gaia, Gaia Lex e la nostra newsletter informano e aiutano le persone e le istituzioni che difendono gli animali. Manifestazioni, blitz, occupazioni, libri, denunce, studi, adozioni, salvataggi, cure veterinarie. Questo e molto altro è il mondo di Gaia. Aiutaci ad aiutarli. Sostieni Gaia con il tuo 5 per 1000 e con il tuo contributo. Adesso è arrivato il momento della pausa pubblicitaria, ma mi raccomando, rimanete con noi per l'ultima parte, dove avremo un bellissimo servizio da farvi vedere. Bentornati di nuovo in studio qui con noi, questa è l'ultima parte, ma dobbiamo mostrarvi il nostro servizio. Siamo andati a salutare la nostra cara amica Rosetta Facciolo, che sapete che da qualche anno ha aperto questo meraviglioso centro recupero San Rocco, dove ha un nuovo modo di gestire i cani. È una sorta di canile, ma lei assolutamente non vuole che si chiami canile, ma centro di recupero. Quindi vi lascio alla visione di questo servizio. I can't buy your love, don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you.
Amici di Cani e Gatti e Compagnia, ci troviamo in provincia di Cremona, più precisamente a Pieve Dolmi, presso il centro di recupero Fattoria San Rocco. Siamo tornati a visitare questo canile per poter dare la possibilità ai cani che sono ospitati di essere conosciuti e soprattutto di conoscere la filosofia di chi si occupa di questi cani. Qui con me c'è Ivana Manfredini, che è vicepresidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e si occupa anche di questo meraviglioso centro di recupero. Grazie per averci invitati. Grazie a voi di essere qua. Intanto dico che è un'iniziativa nuova, sorta circa 3 anni fa. 3 anni fa io e Rosetta ci siamo messe a creare questo centro. È un centro di recupero inizialmente per animali maltrattati proveniente da un canile di Matera, da un canile del sud, ma poi ci siamo spinte oltre. Ci siamo spinte oltre perché abbiamo voluto dare una nuova realtà a degli animali che normalmente vediamo reclusi. Noi vediamo canili puliti, canili bellissimi da visitare per l'uomo, ma canili dove il cane è chiuso in gabbia. Mentre abbiamo vogliamo far capire con questa nuova realtà che il cane deve essere libero, deve vivere libero, perché ridare una dignità a un animale è importantissimo. Abbiamo visto che sta avendo un grande successo anche nella zona, ha iniziato subito il volontariato, abbiamo avuto tante soddisfazioni di recupero veramente a livello psichico dell'animale. E quindi siamo molto soddisfatte, sono stati 3 anni abbastanza impegnativi e duri, intendiamo proseguire con questa linea perché non demordiamo e abbiamo tanti lavori ancora da fare, perché vedete che la cascina non è al meglio, però gli animali stanno bene ed è la nostra grande soddisfazione. Vengono persone da tutte le parti a farci complimenti, anche lo stesso ASL ci ha fatto i complimenti recentemente, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Benissimo, avete iniziato con dei cani recuperati dal sud Italia, ma non solo, perché voi recuperate cani anche della provincia. Esatto, poi tutta la gente del posto, anche chi ci segnalava maltrattamenti, ha avuto da parte nostra delle risposte, perché noi nasciamo così. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane sul territorio di Cremona nasce per questo, nasce proprio perché noi togliamo gli animali dai maltrattamenti. Ci chiamavano sempre da tutte le parti e abbiamo incominciato anche nel nostro territorio a risolvere situazioni che per altri erano impossibili. E risolvendo situazioni abbiamo anche cercato di aiutare e far crescere le persone, perché la coscienza delle persone deve ancora crescere da questo punto di vista. Ci sono ancora animali che stanno molto male, ma solo per ignoranza, e quindi aiutando le persone anche a gestire un animale abbiamo cercato di far capire alla gente come deve essere tenuto un animale, e da qui la raccolta anche di animali sul territorio, anche i cani di cacciatori. E me devo dire, purtroppo, tanti cacciatori questo tipo di coscienza fanno fatica ancora a digerirla. Però ecco, abbiamo visto che da allora siamo cresciuti in questo senso. Ci sono anche degli aiuti, perché abbiamo delle persone che ci aiutano, che credono in noi e che ci stanno aiutando. Quindi centro di recupero anche perché voi recuperate i cani sia fisicamente che mentalmente. Esatto, perché crediamo proprio in questo tipo di iniziativa. La libertà, innanzitutto la libertà. Diamo al cane la libertà e il cane risponderà immediatamente dal punto di vista psichico, si metterà a reagire, avrà una vita felice, e questo è l'80% del nostro recupero. Dopodiché siamo anche aiutati da dei comportamentalisti esterni che ci vengono a dare una mano una volta ogni tanto, proprio con i casi, diciamo, più gravi, estremi. Però ecco, penso che il risultato si veda. Sono cani, per esempio, quelli che vedete là, non uscivano nemmeno dal box, adesso sono fuori. La libertà e il cibo hanno fatto veramente 90 da questo punto di vista. Assolutamente. Adesso, attualmente, quanti cani avete nella struttura? Attualmente sono circa 40. Quindi un bel numero, vediamo che riescono a convivere, diciamo, tranquillamente, perché avete un buon polso, riuscite a far convivere cani maschi e femmine con caratteri diversi. Assolutamente. Ovviamente questa libertà
non dico che venga limitata, ma i cani vengono divisi quando si sa, per dire quando non ci siete voi, quando si sa che certi esemplari non si possono tollerare. Esatto, abbiamo creato comunque dei box molto grandi, crediamo anche nella ricostruzione di una casa, perché abbiamo creato dei divani, abbiamo creato degli spazi proprio per loro, perché loro sentano casa anche quando sono nei nostri recinti, che sono peraltro molto grandi. Quindi alcuni cani che per problemi anche di salute non possono stare con gli altri, non possono convivere con altri, sono non chiusi in una gabbia, sono in un recinto molto molto grande di, ripeto, 80 metri quadri a recinto, e hanno la possibilità di sgambare dall'altra parte della nostra cascina. E quindi anche da questo punto di vista l'animale non è più relegato in un recinto. Abbiamo proprio voluto dire noi basta i recinti che non esistano più, che si crei casa anche per loro. Assolutamente. Come vedete questa cascina è in continua evoluzione. Voi tutto ciò che riuscite a raccogliere, oltre ovviamente a impiegarlo per i cani, cercate di fare delle migliorie. E tra queste migliorie c'è appunto un campo dietro che voi state per recintare. Esatto, noi abbiamo bisogno, infatti faccio qua un appello a chiunque voglia un pezzo di recinzione, costa poco per tutti, un pezzettino, così che riusciamo a chiudere i circa 5.000 metri quadri che abbiamo dall'altra parte e il cane riesca a sgambare e riesca ad avere uno spazio anche dietro. Invitiamo tutti, chiunque voglia, a venire a trovarci, a vedere e a rendersi conto di come è la situazione, di modo che anche il pezzettino di recinzione che vorrà donare verrà sottoscritto e verrà segnato il nome di ognuno di coloro che vogliano donarci qualcosa. Siamo adesso in compagnia di Rosetta Facciolo, che è presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e co-socia appunto di questa struttura che ama davvero gli animali. Rosetta, più volte sei venuta anche in trasmissione da noi, perché insieme a te mi piace andare un po' nello specifico dei regolamenti. Abbiamo detto che voi appunto salvate questi cani da maltrattamenti, da situazioni dove il cane appunto non è tenuto in modo corretto. Ma il regolamento cosa prevede? Cosa deve fare un cittadino per tenere correttamente il proprio cane? Allora, intanto dovremmo sempre avere aiuto dalle istituzioni, ma soprattutto in questo caso del comune di appartenenza. Il comune di appartenenza, ormai noi ci siamo quasi stancati di dirlo, dovrebbero munirsi di un regolamento sul benessere animale. Da qui ci sono le linee guida per la giusta detenzione di un animale. Allora, perché si vedono ancora i cani sul balcone? Perché? Perché vediamo ancora cani rilegati nei garage? Perché? Peggio ancora in una stanza di casa, legati, ti è capitato? Esatto, allora qualche giorno fa noi dopo dietro segnalazioni siamo intervenuti e il cane era detenuto in un piccolissimo bagno, nella semioscurità, questo cane imbavagliato, quindi con la museruola, e legato, perché il cane non potesse in qualsiasi modo né far sentire la sua presenza e tantomeno disturbare. E diciamo che non siamo nel sud Italia, perché a volte si punta al dito, esatto. In realtà è qua da noi. Perché? Perché dietro nelle mura domestiche, meglio ancora, accadono delle cose indicibili, perché non è vero che il nord è un'oasi felice, il nord è una, sicuramente sotto certe cose non siamo come il sud, ma non siamo, non rispettiamo le leggi, non rispettiamo l'animale, e se spesso rispettiamo l'animale, amiamo il nostro cane. Ma non è così, chi ama gli animali deve amare gli animali e quindi anche gli animali degli altri. Quindi davanti a un maltrattamento o un presunto maltrattamento, io credo che sia doveroso, ma proprio un nostro dovere, segnalarlo. Quindi in questo caso noi
faremo poi, ci avvicineremo sempre di più alle istituzioni per fare in modo che queste possano intervenire. Poi c'è da fare una distinzione, il malgoverno e il maltrattamento. Spesso e volentieri arrivano segnalazioni a noi dove invece ci accertiamo che è solo un malgoverno. Pertanto io dico che bisogna ancora lavorare e soffiare sul collo ai vari comuni. E perché no, nel frattempo ricordiamo che anche Cremona è ancora non è munita del regolamento comunale. Rosetta, appunto, il vostro centro di recupero nasce per aiutare le persone che segnalano queste situazioni. In realtà le forze dell'ordine hanno l'obbligo di agire. Allora, c'è un decreto che porta la firma del 2007, in cui si dice che qualsiasi cittadino può andare a chiedere aiuto e segnalare a chi? Alla Guardia di Finanza? Ai vigili, ai carabinieri, alla polizia, tutti, la forestale. Quindi a questo punto tutti hanno l'obbligo di intervenire, ma che però poi portino a termine la situazione, perché spesso e volentieri noi vediamo che intervengono, prendono atto della situazione, ma non si sa per quale strano motivo la situazione non cambia. Allora noi diciamo: perché? Forse le leggi non le conoscono. Però devo dire che ci siamo trovati di fronte anche a delle forze dell'ordine che dicevano: ma signora, è sicura che tocchi noi? Perché? Perché purtroppo anche le istituzioni non sanno che è un loro compito intervenire davanti o almeno reprimere un reato, maltrattamento contro gli animali. E quindi a questo scopo noi facciamo anche un appello, che è una persona dolcissima, meravigliosa, che è il nostro prefetto, che possa veramente il prefetto, come organo superiore, come governo nella nostra piccola città, fare in modo che qualcosa avvenga, che anche le istituzioni, le forze dell'ordine siano veramente veloci a recepire il maltrattamento. Un esempio chiaro e lampante, poi dopo inizieremo a conoscere anche i cani ospiti della tua struttura, è l'Emilia Romagna, dove vi è un divieto di tenere i cani alla catena. In realtà cani alla catena, se uno gira nelle campagne, ne vede tantissimi. Allora, cosa deve fare in questo caso? Allora, in questo caso la prima cosa, non stanchiamoci, di segnalare proprio questo maltrattamento. Il detenere un cane alla catena è un chiaro, chiarissimo maltrattamento, ma non solo. Diremo che chi consente, chi tace quella condizione di quel cane, quello è altrettanto responsabile di chi ha messo il cane alla catena. Quindi, chiunque di noi vede un cane alla catena, chiami noi, io spero che i numeri poi si possano leggere, chiami noi, chiami il comune, chiami qualcuno, e se non ottiene il risultato ancora e sempre, chiami noi, qualcosa faremo. Ok, adesso insieme a te, Rosetta, inizieremo a conoscere i cani della tua struttura. Bene, allora cominciamo con lui, Zampa, cane di purissima razza. Trovato in questo famoso bagno con museruola e legato. Quindi lui attende un'adozione. È di razza Springer Spaniel, giusto? Esatto. Età circa? È 2 anni. Quindi un cane giovane. È un cane giovane. Può abituarsi alla vita di famiglia tranquillamente? Allora io dovrei dire, a onor del vero, che probabilmente avrebbe bisogno di un giardino, perché è molto molto vivace. Adesso abbiamo queste 3 bellissime sorelline che avete recuperato da poco tempo. Sì, queste erano state dimenticate in aperta campagna, dimenticate, senza microchip. Le hanno dimenticate, perché era quasi impossibile risalire al proprietario. Noi le abbiamo prese, portate qui da noi, sterilizzate, e adesso aspettano casa. Questo è un cane sotto sequestro del canile di Trani. È un canile che si è occupata la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione proprio di Trani, e tutto il canile è stato posto sotto sequestro, e noi abbiamo 4 esemplari. Peraltro uno è già stato affidato, un bellissimo lupo. Anche questo un cane dolcissimo, meraviglioso, che veniva da un canile cosiddetto Lager. Questa, che si chiama, l'abbiamo battezzata Patata. E questa, tutta la vita in un canile, in una gabbia di un canile,
ha paura ancora, nonostante sia presso di noi ormai da mesi e mesi, ma faccio fatica io stessa ad avvicinarla. Non cerchiamo un'adozione che qualcuno la possa portare in famiglia, ma cerchiamo un'adozione a distanza. Ecco, infatti, per aiutarvi è possibile anche fare dell'adozione a distanza, quindi. Sì, adozione a distanza, dove verrà resa con un 10-20 euro al mese, o comunque abbiamo deciso che non faremo una somma precisa. A noi va bene tutto, chi potrà 5 euro ci darà 5 euro, chi potrà 10, 10, chi potrà di più, di più. Quindi questo perché tutti quei soldi, lo assicuriamo, andranno a favore del soggetto prescelto, e non solo, avranno la possibilità di venirselo a prendere e portarlo a fare un bel giro. Molto e poi, ovviamente riportarlo senza nessun problema, quando vogliono e con chi vogliono. Lui si chiama Bello, Bello 2, perché avevamo un Bello 1 che ha trovato felicemente casa ed è libero, tranquillo, e speriamo che il nome, quindi l'abbiamo chiamato Bello ancora, non perché avessimo poca fantasia, ma perché il Bello ha portato fortuna e chi sia mai... Volevate riprovarci. Volevamo riprovarci. Lui di carattere immagino sia buonissimo, perché è un po' l'indole della razza. Esatto, è buonissimo, carinissimo, ubbidientissimo e arriva dalle nostre parti, non siamo andati a ritirarlo da qualche altra parte. Questo era un cane che viveva segregato in un capannone. Calì è un cane invece che ha trovato già 3 adozioni, ma per la sua sfrenata gelosia le 3 adozioni sono andate perse, l'hanno riportata. Quindi meglio come figlia unica, forse lei? È meglio come figlia unica, oppure con un maschio, ma mai assolutamente con una femmina. Però vediamo che qui, nonostante lei abbia questa intolleranza nei confronti delle femmine, tu riesci comunque a tenerla libera, noi non relegata. 40 cani liberi, eccetto pochissime ore della giornata, quando noi non siamo presenti. Ma perché? Perché bisogna che i cani socializzano tra di loro. Devono abituarsi, non nascondo, che spesso e volentieri assistiamo anche dei litigi tra i cani. Ma non per questo ci deve far demordere dalla nostra linea. La nostra linea è cani liberi, cani tra di loro, perché il cane è nato da, come un branco, e noi dovremmo snaturarli se li mettiamo singolarmente e li isoliamo. Pensiamo di fare una cosa giusta, ma sai perché? Perché è meno impegnativo, li mettiamo tutti belli chiusi, separati, ecco, è già finita, è meno impegnativo. Invece questo ti comporta a rimetterci, a vederli a volte litigare, e perché no? Però io dico una cosa, ma i bambini quante volte litigano e non fa facciamo mai tutte le scene che facciamo quando vediamo i cani litigare? Non li chiudiamo. Non li chiudiamo. E perché dobbiamo farlo con i cani? Quindi detto questo, noi proseguiamo con la nostra linea. Detto questo, certo. Guardiamo invece là la nostra Monica con un cane. Questo cane è un cane recuperato nelle campagne cremonesi, anche questo, e che senza motivo, però non era bravo a caccia. Allora ci avevano detto o lo spariamo o ve lo diamo. Allora questa è anche un'occasione in più per dire che uno non deve dire con estrema facilità ma lo annego, il gatto lo annego, il cane gli sparo o lo fa. Non diciamole queste cose, perché ricordiamo per l'ennesima volta che è un reato qualsiasi, cioè la legge dice chiaramente che qualsiasi cosa fatta senza, proprio per crudeltà verso gli animali, quindi in questo caso anche sparare una morte cruenta, è un reato gravissimo ed è veramente, non solo penalmente, si rischia la galera. Allora, questo ricordiamoci. E quando sentiamo i gattini che vengono, il cane, no, impediamo che questo modo di esprimersi venga, che possa continuare, basta. Guardiamo Zara, bravissima. Zara. Ecco, Zara è un cane che arriva... Allora, è un cane preso da gente di Soresina. Questa gente di Soresina, a loro volta, avevano fatto un'adozione dal canile di Brindisi. Però, per altri motivi che non staremo qui a spiegarvi, non potevano più tenerla. Era stato fatto con amore, poi la signora si è ammalata gravemente e ha dovuto cederlo. Il cane è lì, cerca famiglia, è sterilizzata e ha circa 4 anni. È buona, va. È buonissima, non è buona, ma è buonissima. Buona.
lei è Asia, portata qui da noi, e perché l'avevano trovata e dopodiché l'hanno portata via da terra del sud, e è arrivata qui, e però è ancora qua. La bella arriva dalle campagne piacentine. Che è veramente bella. Che è veramente bella. È bella lei e belle, erano belle le campagne piacentine anche. Però dove, ahimè, scorazzano troppi cani. Troppi lei cani. Lei è dolcissima. Lei è dolcissima, carattere. Buonissima. Certo. È un cane di taglia grande, quindi purtroppo pochi la prendono in considerazione. Esatto. Ma è di un cane di una dolcezza, allora nonostante tutto io non l'ho mai visto una volta ribellarsi, non l'ho mai visto una volta litigare e non abbaia, è vero, non abbaia. Comunque si pensa che questi cani da caccia non possano assolutamente adattarsi a una vita in famiglia. Sfatiamo anche questo mito. Intanto il cane da caccia, se mi consenti, è un brutto termine, è un cane da lavoro, hai ragione. Il cane da lavoro, allora usiamo il cane da lavoro, però non è detto, intanto sono di ottima compagnia, sono cani intelligenti e sono cani da sfatare, sono cani che possono stare tranquillamente anche in appartamento. Vi dirò che la nostra ultima esperienza è stata che abbiamo affidato un meraviglioso cane da caccia, non così da caccia, bensì da lavoro. L'abbiamo affidato in un appartamento su Viale Po e dice che cammina sempre in punta di piedi. È un bracco tedesco. Quel cane che si chiama Aurora, lo vedete così, ma da quella posizione lei non si muove né qui, che adesso è da qualche mese, e né dove era prima, perché lei arriva da un canile lager, ma veramente lager. Cosa facessero questi cani non lo sappiamo, però lo possiamo intuire, al punto che il cane è ridotto così. E io mi domando... E perché i canili devono essere per forza un business? Perché i canili devono essere un business? Allora diciamo, andate veramente a prendere i cani dove ne hanno veramente bisogno. Non andiamo a comprarli. Assolutamente, sono più che d'accordo. Possiamo vedere che questo cane è letteralmente traumatizzato. Però non si muove da quella posizione, né se tu lo accarezzi, né se si riesce a accarezzare. Certo, ma non si muove, è una pietra. Allora l'uomo... Tipo il mangiare si sposta? Assolutamente no, mangia solo quando noi andiamo via. E non solo quando andiamo via fuori dal suo recinto, ma quando siamo letteralmente via. Quando non sente più voci. Esatto, allora mangia, se no no. Questo è il cane. Allora ci domandiamo ancora, perché l'uomo deve ridurre gli animali così? Allora diciamo ancora, ci sono le leggi, applichiamoli, gli organi competenti dove sono? Allora faccio, e con questo poi vorrei terminare dicendo che le associazioni animaliste o protezioniste non sono nate per rubare il posto alle istituzioni, ma sono nate proprio per soffiare sul collo alle istituzioni. Allora, a verificare i vari maltrattamenti, noi non abbiamo nessun tipo di potere, perché non dovremmo essere noi, ma dovrebbe essere veramente un ufficiale, un vigile, un carabiniere, un militare comunque. Ma noi a volte ci sostituiamo loro proprio per evitare che i maltrattamenti possano continuare. Allora diciamo, facciamo veramente che qualcosa cambi, perché non scriviamolo solo, scriviamo tante belle parole, poi in fondo la realtà è Aurora, e quindi vuol dire che qualcosa non funziona. Sì, gli animali non devono più essere considerati di serie B. Gli animali sono considerati spesso e volentieri delle cose. Io lo prendo e poi cambio casa, non ho più posto. Il posto per il frigorifero c'è, ma per il cane no. Allora, il frigorifero però stranamente non ha nessuna emozione. Il cane ha emozione, ma mi spiace, non ho il posto. Quindi che cos'è in questo caso? È una cosa. Allora è normale che un animale senziente, come può essere un cane, possa essere considerato la stessa stregua di una cosa?
Non è così, non può essere così. E anzi, dico di più, che secondo me manca anche la cultura dell'animale. Allora, chi è che deve farci la cultura? Se no, mi dispiace doverlo dire, le amministrazioni comunali, che come ci dicono, lo ripeterò all'infinito, la carta si butta alla carta e il vetro si butta nel vetro, dovrebbero darci delle linee guida per la detenzione corretta degli animali, che non sia solo suggerite dal nostro istinto, dal nostro amore, perché l'amore può durare fin lì o arrivare fin lì, invece le leggi vanno rispettate fino all'ultimo, e questo è il nostro appello ancora. Adesso per terminare abbiamo un'adozione del cuore, l'avevamo già conosciuta quando eravamo venuti a trovarvi circa un annetto fa, purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Questa è Ginevra, è una cagnolina di circa 4 anni, ha un tumore alla vulva, è progredito in questi mesi in cui è da noi e purtroppo necessita di una famiglia che se ne occupi, che possa prendersene cura per i suoi ultimi mesi, anni forse di vita. Cerchiamo... Lei è buonissima, lei tra l'altro. È dolce, buonissima, è un cagnolino, anche lei viene dal sud, è un tumore contratto a livello sessuale, molto raro, noi la stiamo curando, stiamo facendola curare, garantiremmo noi le cure alla famiglia che se ne vorrà occupare e anche se volesse il cibo noi manteniamo e curiamo questo cane, però ecco, chiediamo se qualcuno se ne vorrà occupare, perché effettivamente pensiamo che una famiglia in questo momento sia la sua salvezza, ecco, per quel poco o quel tanto che le possa rimanere di vita. Per concludere, sono qui con Ivana, Rosetta e Monica, che sono veramente tre donne di polso che hanno voluto portare in vita questo progetto, davvero ci credono con tutto il cuore. Adesso siamo proprio venuti per concludere nell'area che loro chiedono di recintare e vogliono recintarla e chiedono a voi, a tutti noi, un piccolo aiuto, comprare anche un piccolo pezzo di rete per poter contribuire e dare la libertà ai cani. Esatto, questo campo che alle nostre spalle, non so se lo si vede, spero di sì, è un campo che noi metteremo a disposizione ancora nuovamente dei nostri amici a quattro zampe, perché la gente possa vedere come si devono detenere gli animali nella massima libertà e tutti insieme. Quindi noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, quindi anche un metro di rete, anche una piccola offerta, a noi fa comodo e così saranno tutti invitati a vedere il nostro campo. Ivana, per concludere, gli orari per potervi venire a trovare? Allora, gli orari quotidiani sono senz'altro dalle 13 alle 19, 18-19 noi siamo sempre qua, sempre presenti, la domenica mattina, tutta la mattina, e vi invito a venire a vedere, vi invito a anche solo a portare un cane a fare una passeggiata, anche solo a passare a venire con i bambini, perché anche loro possono crescere con una coscienza diversa, perché io credo veramente in questo, tu insegni ai figli e ai tuoi bambini ad amare gli animali e avrai un mondo migliore. Benissimo, per ultima ringrazio anche Monica, che non ama molto apparire, però davvero dà una mano in questo centro di recupero, veramente più di una mano. Tante, ma sì, senza il suo aiuto non saremmo qua noi, veramente, veramente, perché poi io lavoro la maggior parte del tempo, quindi Monica è una delle colonne portanti del nostro sodalizio, ecco, siamo qua per lei e lei è praticamente nata con noi. Benissimo, io vi ringrazio davvero, complimenti per la vostra struttura che state ogni giorno migliorando, ci mettete tantissima passione, tanto impegno e sicuramente io spero che verrete ripagate. Sicuramente sarà così, grazie a voi e buone cose a tutti. Grazie, verremo a trovarvi ancora. E noi vi aspettiamo. Buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. You never thought that it could ever get this tough.
Purtroppo siamo giunti a conclusione di questa puntata che speriamo sia stata per voi interessante. C'è giusto il tempo per salutare e ringraziare i nostri ospiti. Vi ricordo il signor Fabio Ferrari dell'allevamento Shedir di Schnauzer Nano in provincia Parma, giusto? Parma città. E ringraziamo ovviamente anche la signora Barbara per essere stata con noi. Noi ringraziamo voi. Speriamo di rivederci al più presto, certo, per parlare ancora di questa razza. Natali, però c'è ancora un attimo. Sì, prima di chiudere, esatto, vogliamo ricordarvi due appuntamenti, entrambi il 21 settembre. Il primo, Adica Ollus ha organizzato un nuovo evento, Quattro Zampe in Festa 2014, a partire dalle ore 15, a Tavazzano con Villa Vesco in provincia di Lodi, presso l'area Playground. Mentre il secondo, a Milano, si tiene il 24esimo raduno Cani Simpatia. Ci sarà una sfilata canina aperta a tutti, prove gratuite di agility, trucca B, insomma tantissime novità in questo raduno Cani Simpatia. Per qualsiasi Forlanini. Esatto, qualsiasi informazione potete trovarla sul loro sito internet. Siamo alla fine, esatto. Natali, ci vediamo come sempre la settimana prossima. Assolutamente, se vi siete persi qualcosa, seguiteci sulla nostra pagina di YouTube Telecolor Cremona, che ci saranno tutte le nostre puntate e i nostri servizi. Arrivederci.